Rassegna stampa di oggi, 1º agosto 2018. Cari amici, questa è la seconda edizione. Vi ricordo che è edita da RST Saiuz, Pianeta Oggi TV. In studio con voi Rosario Moreno. Rai, la vigilanza boccia la nomina di Foa, presidente. Movimento 5 Stelle resiste il patto del Nazareno, dicono. Il PD dice volevano TV asservita. L'organismo parlamentare respinge la proposta del governo Movimento 5 Stelle Lega per il vertice della TV pubblica. I 5 Stelle dicono volevamo la Rai del cambiamento, non l'hanno voluto. È resuscitato il patto del Nazareno. Forza Italia, l'ex inviato del giornale, dice resta nel CDA. L'esito è stato chiaro, ignorarlo mi sembra impossibile. Gasdotto della discordia, TAP, quel che c'è da sapere. Il governo ora lo vuole perché lo considera strategico per diversificare le fonti di approvvigionamento di gas per l'Italia e l'Europa. TAP contribuirà alla diversificazione energetica, lo ha detto lunedì in conferenza stampa a Washington il premier Giuseppe Conte, cercando di confortare il presidente USA Donald Trump e tenendo la stessa linea del presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Baku. Si è anche ricordato dell'opposizione e della popolazione e ha promesso dialogo e ascolto. Intanto l'opera avanza, mancano le autorizzazioni per il tratto sottomarino e il Ministero dell'Ambiente ha chiesto approfondimenti sulla presenza di una specie di alga protetta. L'obiettivo è lo spostamento dell'approdo. Il blocco dell'opera è escluso, ma qual è la situazione di TAP? Questo lo scopriremo lungo la strada, cari amici. Medaglia Fields, l'italiano Alessio Figalli si aggiudica il Nobel della matematica. Non succedeva da 44 anni. 34 anni, professore al Politecnico di Zurigo, il comitato l'ha premiato per i suoi contributi al trasporto ottimale, alla teoria delle equazioni derivate parziali e alla probabilità. È un grande stimolo per il futuro che mi motiverà a continuare a lavorare ad altissimo livello, ha detto il premiato. Lazio, Zingaretti imbarca due ex assessori di Alemanno e Polverini. Adesso c'è la maggioranza, i 5 Stelle si allontanano. Enrico Cavallari e Giuseppe Cangemi, esponenti del gruppo misto alla Pisana, rispettivamente fuoriusciti dalla Lega e da Forza Italia, sono stati gli unici a sottoscrivere un'intesa programmatica di 10 punti, proposta di assunzione di responsabilità lanciata dal PD. Firma che di fatto ne certifica l'ingresso in maggioranza, portando i seggi da 24 a 26 su 51. Migranti, nave Aquarius torna in mare. Libia non sicura, non porteremo nessuno lì. Anche il Fatto.it a bordo. L'Aquarius torna in mare un mese dopo l'ultimo viaggio e 2 anni e mezzo dopo essere salpata per la prima volta dal porto di Marsiglia. La nave di soccorso, noleggiata da SOS Mediterranee e gestita in partnership con Medici Senza Frontiere, riprende il viaggio in mare. La partenza è prevista per le 18 dal porto francese. Il Fatto.it sarà a bordo della nave. Cari amici, con questo è tutto, vi do appuntamento alla prossima rassegna stampa, vi ricordo che è edita da RST Saiuz Pianeta Oggi TV, in studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.